Bentornate Segrete e la Bissa, misteri, tradizioni, curiosità. In tutto il mondo oggi l'uovo di cioccolato, naturalmente corredato di una sorpresa che è tanto più apprezzata in quanto costoso ed originale, è uno dei tanti prodotti di consumo che, al pari della colomba, rappresenta un lucroso business del periodo di Pasqua. Trasformandosi in un mero bene commerciale, il suo antichissimo simbolismo mistico-religioso, che nei millenni ha subito ogni tipo di rielaborazione, si sta quasi completamente e definitivamente perdendo. Ma quali sono le valenze simboliche dell'uovo? Come si sono trasformate nel tempo? Quali valori gli sono associati? E come è nata l'usanza di regalare delle uova in primavera? In primis l'uovo è simbolo di vita perché, come dicevano gli antichi romani, omne vivum ex ovo, tutto ciò che è vivo origina dall'uovo. L'assunto rimasto in auge fino all'Ottocento, quando i microbiologi l'hanno sostituito con omnis cellulae cellula, ogni cellula nasce da una cellula, era valido non soltanto per gli uomini e per gli animali, ma anche per le piante, nel cui seme, come nell'uovo, la vita è protetta da un guscio. L'uovo, contenendo l'embrione della vita, da molte cosmogonie è poi stato associato alla creazione e alla nascita del mondo. Per esempio, per nostri antenati celti, all'origine dell'universo c'era Glain, un uovo rosso deposto sulla spiaggia da un enorme serpente nato dalla fecondità intrinseca delle acque marine. E dal centro del cosmo, come un enorme tuorlo, c'era il sole. Il valore simbolico di un uovo primordiale è nella sua funzione, assicurare la permanenza della vita e della specie nella successione degli individui. Esso evocava dunque la pienezza originaria, la creazione assoluta, celebrata in molte civiltà durante l'equinozio di primavera. Perciò l'uovo, oltre a esprimere il ciclo della vita che si rinnova, è anche auspicio di fecondità. Il 21 marzo i Celti festeggiavano la dea che, omologa di Venere, Afrodite e Istar, presiedeva alla celebrazione di antichissimi culti legati al sopraggiungere la primavera e alla fecondità e che, tra i suoi attributi, aveva l'uovo, l'embrione primordiale. Non stupisce quindi che per propiziare l'abbondanza dei raccolti i nostri contadini mettessero un uovo in ciascuno dei quattro angoli di un campo appena arato, mentre i romani ne sotterravano soltanto uno dipinto di rosso con chiare valenze solari. Ed ancora nelle religioni nordiche le uova effigiavano nel contempo la dea nell'albume ed il dio nel tuorlo, entrambi protetti dal guscio che era la fusione di due simboli geometrici, la sfera e la piramide. Benché la perfezione sia sempre stata incarnata dalla sfera perché tutti i punti sono equidistanti dal centro, anche all'uovo, senza spigoli, quindi senza inizio e senza fine, è spesso stata attribuita questa medesima qualifica. Quindi, se nella Pala di Brera o Montefeltro l'uovo significa la perfezione e la sua posizione leggermente sfasata rispetto all'asse meridiano del quadro indica la superiorità della fede rispetto alla ragione, per i nostri avi esso era legato all'Uroboros, il serpente delle origini che mordendosi la coda rappresentava l'eterno ritorno, la circolarità del tempo e la mancanza di soluzione di continuità nell'esistenza. Per quanto concerne la funzione protettiva delle uova, se gli antichi romani ne seppellivano uno nei pressi delle fondamenta degli edifici per creare una barriera contro le forze del male, i nostri nonni e bisnonni andavano a messa tenendone in tasca uno deposto il giovedì santo per smascherare le streghe e gli eretici. Il guscio era poi considerato un sepolcro con dentro i germi del rinnovamento, di conseguenza i galli li mettevano nelle tombe come augurio di rinascita dopo la morte. Il cristianesimo, come sempre, ha ripreso tutte queste tradizioni pagane, reinterpretandole per inserirle all'interno della propria narrazione. Così Pasqua cade per lo più nel segno dell'Ariete, che inaugura la rinascita dell'anno e del cosmo. E guarda caso, in inglese si dice Easter con chiaro riferimento alla dea. E l'uovo, in quanto simbolo di sepolcro, viene associato alla risurrezione. L'atto di romperlo è metaforicamente collegato alla rinascita, spezzando l'involucro o sigillo si consente alla vita di ritornare ad essere. Non a caso i seguaci di Gesù deducono che egli sia risorto trovando la tomba aperta. A ciò si ricollega anche la leggenda per cui le uova cotte che Maria Maddalena stava portando alle donne presso il sepolcro si sarebbero miracolosamente tinte di rosso allorché ella ha visto Gesù risorto. In questo modo la religione levantina si è appropriata anche dell'antica usanza pagana di regalare le uova per l'equinozio.
L'abitudine presso la cultura cristiana avrebbe preso particolarmente piede dopo il 1176, quando il capo dell'abbazia di Saint-Germain-des-Prés avrebbe dato in omaggio al re Luigi VII di ritorno dalla Seconda Crociata vari prodotti delle sue terre, incluso un gran numero di uova. Medievale sembra sia anche la tradizione di decorarle e colorarle. I nobili dell'epoca hanno iniziato a regalare uova artificiali create con materiali costosi e rari ed intarsiate di gemme preziose. Le uova preziose decorate sono diventate però un'immancabile strenna pasquale solo durante la russa degli zar, grazie a Fabergé. Ed infine, il primo uovo con la sorpresa si dice sia stato donato agli inizi del XVI secolo a Francesco I di Francia. La prossima volta che regalerete o riceverete un uovo di Pasqua, ricordatevi dunque che non è semplicemente un prodotto consumistico come sembra oggi. È uno dei più antichi e potenti simboli di perfezione e creazione, di protezione e di fecondità, di nascita e rinascita. E la sorpresa che troviamo al suo interno non è un semplice oggetto, un prodotto della società dei consumi, ma è la vita stessa. Adesso che lo sai, tramandalo.